Nel Salon Team del Cocodrilo Sport Park è stato presentato il Caracas Football Club, che parteciperà al campionato nazionale che prenderà il via domenica. Con l'italo venezolano Eduardo Salagò in panchina, i Rojos dell'Avila sono pronti a dar battaglia per spodestare dal trono lo Zamora, che da 2 anni spadroneggia nella Serie A venezuelana, e per difendere la Coppa Venezuela conquistata lo scorso anno. Per centrare i suoi obiettivi, l'11 capitolino si è rinforzato con 2 ingranaggi di origine italiana: Giacomo Di Giorgi, proveniente dal Deportivo Tacire, e Miguel Meavitali, ex Deportivo Lara. Abbiamo fatto una buona prestazione con i giocatori nella città di Maturin, pensando che questa stagione con la squadra possiamo fare un buon torneo. I giocatori hanno fatto una molto buona prestazione perché tutti in buon stato ameritano l'opportunità per fare il campionato che i tifosi si aspettano. Noi come CT, come corpo tecnico e tutte le persone che non stanno dentro il campo, stiamo lavorando di tutti in maniera possibile per fare la stagione che vogliamo. Tutto in corsa perché il Caracas può essere no, nuovamente una squadra competitiva. Ok, cosa pensi che sia influito, che passò l'anno passato, che tuvo un bajón nel Caracas? Io penso che abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo vinto no, nuovamente dopo 4 anni senza titoli. Il Caracas abbia vinto no, nuovamente la Coppa Venezuela nella finale contro il Tacira, e dopo abbiamo fatto tutti i possibili perché il Caracas va sotto 5 mesi sin perdere, 5 mesi dove abbiamo vinto o pareggiato. Avevo pensato che questa è una stagione buona, e dopo i titoli, vincere i campionati tutti gli anni è molto difficile quando la situazione della squadra e dell'istituzione è molto differente di anni atrás. Un altro pezzo pregiato del Caracas è Ricardo Andreutti, anch'egli italo-venezuelano, capitano della compagine e uno dei pilastri fondamentali del centrocampo fin dalla scorsa stagione. Sí, somos una escuadra que se preparó bastante bien en el comienzo del torneo. Estamos preparados para afrontar 3 torneos de primer nivel y estamos apuntando a hacerlo lo mejor posible. Eso apuntamos y una escuadra de este tamaño merece siempre estar en los primeros puestos y la exigencia siempre es ganar. ¿Y ves con posibilidad que Caracas pueda repetir el título en la Copa Venezuela, que pueda terminar en puestos de Libertadores? Sí, por supuesto, la posibilidad de revalidar el título está latente, nos preparamos para eso, al igual que el torneo de Apertura y Clausura y hacer la mejor Copa Suramericana que haya podido hacer un equipo venezolano. Creo que estamos capacitados para eso, solo queda a nosotros ponerlo en la cancha. ¿Y qué crees que le hizo falta al Caracas en la segunda mitad del torneo Clausura? ¿Qué, por qué se vino abajo? ¿Qué crees que pasó? Sí, mira, pueden ser muchos factores. Lo que ayudó en la apertura fue esa competencia constante miércoles domingo que mantuvo al equipo siempre competitivo. A lo mejor el hecho de las lesiones y la responsabilidad de uno como jugador de no estar al tope hizo que no se dieran las cosas tan buenas como el semestre pasado. La prima sfida del Caracas y Saragó será en el Estadio Olímpico contro el Estudiantes de Mérida.